dottoressa Diaz deve avere quei fascicoli entro mezzogiorno. Certo. Potremmo incontrare il manager del parco alle 10, ma non obbligarlo. Anche alle 11 andrebbe bene. Conferma Jack Knox per le 10. Dopo ho una telefonata che non voglio spostare. Annie, rilassati e respira. Stiamo preparando un concerto di Natale in 4 giorni, non l'incoronazione reale. Ci vediamo domani. Dai, guarda quest'albero. Questo è uno spettacolare esempio della quintessenza della decorazione natalizia in stile Faber. Tesoro, continua a cercare. Non fraintendermi, anch'io voglio un albero perfetto. Dimmi. Dove sei stata finora? Beh, appena 14 mesi fa ho visto questo affascinante giovane avvocato di Manhattan e me ne sono follemente innamorata, anche se la sua idea di vita spartana è un hotel privo di massaggiatrice a tempo pieno. Poi ho sposato quel ragazzo e così vivremo per sempre felici e contenti. Oh, amore! È questo l'albero che vogliamo? Stai dando troppa importanza a questa scelta. Ti ricordo che questo è il nostro primo Natale da coppia sposata. Le nostre famiglie verranno da noi. Tesoro, costa quasi $200. È molto più di quanto avessimo preventivato. Ah, hai ragione. Abbiamo un budget per le feste e dobbiamo rispettarlo. È davvero un bell'albero, però. Allora potremmo farci bastare questo. $50. Non così in fretta. Se provassimo a far entrare quest'albero nel nostro budget, insomma, stiamo parlando di numeri. Se aggiungessimo un po' qui, sottraessimo in altro, il piano generale non cambierebbe. Sì, hai ragione. Alla fine non manderebbe all'aria il nostro bel piano, ma è solo un albero. Sei d'accordo? Lo sono. Sì. Posso farti una domanda? Spara pure. Perché non l'hai mai avuto quando eri piccola? Beh, ce l'avevo, solo non in casa. Mia madre odiava l'idea di dover comprarli per poi buttarli via. Così ne piantò uno in giardino subito dopo la mia nascita. Io e mia sorella lo decoravamo ogni Natale. E perché sei così entusiasta nello sceglierne uno? Perché mi hai sempre parlato di questi magnifici alberi che avevi in casa da bambino. E di come tuo padre li addobbava prima che morisse. Per te è importante. E anche per la tua famiglia. Lo era per mia mamma. Ascolta, tua madre a malapena mi conosce. Voglio che le piaccia la donna che è riuscita a portar via il suo bambino. Allo stesso modo in cui io piaccio a tuo padre? Ma lui non ha nessun problema con te. Al nostro matrimonio ha detto a mio fratello che gli avvocati sono responsabili di tutti i mali del mondo. Della maggior parte. Ma non di tutti. Ti amo. Ah, tienilo. Sì. Ok. Mettiamolo qui, in quella. Sì, proprio qui. Ora lo sistemiamo. Sei pronta? Ecco, okay. Ci siamo. Ok, allora, per il prossimo Natale suggerisco di misurare il soffitto e di aggiungere un metro al nostro piano d'acquisto dell'albero. Magari è ancora aperto. Potremmo trovarne uno che c'entri. Mi è venuta un'idea. Ok. Non mi avevi mai detto del tuo dottorato in taglialegna? Temevo ti innamorassi di me per le mie abilità manuali e non della mia affascinante personalità. Ok. Perfetto. Ottimo lavoro. Sì, ma non ho ancora finito. Prendi la giacca e raggiungimi fuori. Così, fino a che non pianteremo quello definitivo. Così tu hai curato la parte inferiore per mia madre. E tu invece quella superiore per la mia. Vorrei che fosse viva per vederlo. Sarà con noi nello spirito. Beh, sembra davvero un Natale perfetto. Abbiamo ancora del lavoro. Tu prendi le decorazioni mentre io ti aspetto in casa. Difficile da credere, ma ho trovato entrambe le scatole. Sarà meglio iniziare subito a decorare.
Mancano 3 giorni al concerto e noi siamo davvero a buon punto. Sono tutte davvero stupende. Quindi, quale dovremmo usare? Fatemi indovinare. Tu vorresti la slitta di Babbo Natale e tu il laboratorio. Sì. E che ne dite se invece mettessimo la slitta a fianco del laboratorio? Così potremmo avere entrambi. Andrebbe bene? Fantastico. Hai lavorato tutta la notte per questo concerto? No, a dire il vero, no. Sono andata a dormire alle 8 ieri sera. Io voglio ringraziarvi perché non sarei riuscita a fare tutto questo senza di Considerarci voi. Considerarci come i tuoi folletti di Natale, pronti a occuparsi di tutto quello per cui non hai tempo. Allora dimmi, quando è che tutta la famiglia si riunisce? Il fratello di Steve e la sua famiglia arriveranno domani insieme a mio padre. E invece tua sorella? Robin si è follemente innamorata di un compagno del corso di filosofia e andrà con lui a trovare i suoi per queste vacanze. Quindi sì, saremo solo noi. Oh. All'incirca, sì, quasi tutti. Sì. Hai dimenticato la madre di Steve, ma tranquilla, è solo un piccolo dettaglio. Sì. Blocco mentale, non ci riesco. Ti capisco alla grande. E se mai volessi fare una serata tra ragazze per annientare le nostre suocere? Basta, lascia stare, non è il caso. E un altro punto da vedere è cosa ci manca per il coro. Non manca niente. Appena l'impianto audio sarà pronto, si sentirà bene da ogni parte del parco. Ehi, è tutto ok? Sì, sì, mi sento bene. Non sembra così. Lo so. Ma cosa? Grazie, ma non avreste dovuto aspettarmi. Stai scherzando? Non ce ne saremmo mai andati senza sapere se era tutto ok. Sto bene, probabilmente ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Allora perché non ti prendi un giorno libero e ti riposi? Perché ora mi sento meglio. Ci sentiamo dopo, ok? Ok. Ciao. Anche se ho proposto al signor Bandone una sostanziosa buona uscita, si è rifiutato di chiudere il ristorante. Davvero ti aspettavi un risultato diverso? Il suo ristorante è aperto da ben 15 anni. Non gli dà il diritto di rimanerci per sempre? No, ma l'attuale proprietario gli ha garantito un contratto che gli concede di rimanere altri 9 anni. Io non potrò acquistare l'edificio e portare avanti il mio piano finché il signor Bandone e il suo ristorante non spariranno. E ho contattato questo studio per questo. Ho esaminato il contratto infinite volte e il signor Bandone legalmente ha diritto di restare lì. E non esiste appiglio che permetta di chiedere il contrario. E se si trovasse in condizioni da non riuscire a pagare l'affitto? Il suo ristorante è pieno 6 sere a settimana. Non mi sembra così probabile. Magari un'azione legale contro di lui. Per cosa? Non importa! Usa la tua rinomata educazione universitaria che io sto pagando e fagli causa per qualcosa la cui difesa sarebbe eccessiva. Bisogna che le spese legali lo mandino in bancarotta, così chiuderai i battenti. Sono arrivati i risultati. Non mi dica che ho l'influenza 3 giorni prima di Natale. Ok, ma voglio che faccia un bel respiro profondo. Certo, sì, ma non ho tempo per questo perché io e Steve abbiamo le nostre famiglie che vengono a trovarci e se sono malata, allora si ammaleranno tutti e rovinerò il Natale. Cynthia, lei non ha l'influenza. Grandioso. Lei è incinta. Cosa? Perché? Lo trova divertente? Sì, no, questo no, questo non è possibile, io non posso esserlo. Si sente un po' più affaticata del solito? Un pochino. Magari le andrebbe uno spuntino mentre ne parliamo? Sì, mi andrebbe qualcosa come uno spuntino, perché sono a digiuno e quindi ho fame, ma non perché sono incinta, è solo perché ho a malapena mangiato oggi. E poi sono stanca perché ho appena avviato un'attività e sto organizzando il concerto di Natale della cittadina e tutto questo è un estenuante calvario. Bene, potrà aggiungere avere un bambino alla sua lunga lista di cose da fare. Solo un minuto e preparo per l'ecografia. Grandioso. Ok? Prepariamo una tabella di marcia. Vuoi notificargli i documenti entro le 6? Mancano 3 giorni a Natale, Jack. Senti, in tutta sincerità, devo dirti che personalmente ammiro e conosco Arturo Bandone. Mangiamo al suo ristorante ogni settimana. Ti stai rifiutando di procedere basandoti su un legame personale. No, ma dico che non intraprenderò questa causa perché quello che mi chiedi è immorale e tu non vinceresti.
Mi dispiace che la pensi in questo modo. Perché non ti prendi qualche giorno per vedere un altro stabile disponibile? Così riprenderemo in mano la situazione dopo le vacanze e ne discuteremo. Allora, questo è il video della sua ecografia. È una bella visione quando si è stanchi dei soliti film. È proprio sicura che sia incinta? Le garantisco con una certezza del 100% che il bambino sano che è su questo DVD appartiene a lei. Vuole telefonare a suo marito per dirglielo? Sì. No, no, io ho provato a chiamarlo ma non ha risposto. Ma credo di volerlo fare di persona, comunque. Probabilmente è il miglior regalo di Natale che potrebbe fargli. Quindi, quando il signor Knox ha insistito per la causa, gli ho detto che in tutta sincerità non potevo. Hai dimostrato un gran coraggio, Steve. Jack Knox è il nostro cliente più importante. Ma alla Bedwin Ross, McAllister e associati, noi paghiamo salari, utenze e feste d'ufficio facendo causa ai singoli individui. Non mi sta dicendo di minacciare il proprietario di un ristorante che è un bravo uomo con dei falsi pretesti solo per portarlo alla bancarotta? No. Questo è un gran bel sollievo. Dico che devo lasciarti andare. Ah. Lei mi licenzia a 3 giorni da Natale? No, io ti propongo una valida opportunità per espandere i tuoi orizzonti prima che inizi questo nuovo anno. Aspetti un momento, perché mia moglie e io abbiamo questo piano. Noi ci siamo sposati, trasferiti qui, io con questo lavoro e Cynthia con l'organizzazione di eventi. Abbiamo comprato una casa, le nostre attività cresceranno e... Ascolta, a me non... No, aspetti, perché c'è dell'altro. Tra 5 anni Cynthia dovrebbe rimanere incinta e 2 anni dopo noi due ne vorremmo un altro. Poi si arriverà al traguardo dei 10 anni, dove diventerò socio di questo studio. Mi sono spiegato bene? Riesco a capire come un distacco così improvviso possa essere un totale shock. Sono nel campo legale da 30 anni con 2 ex mogli. E voglio lasciarti con una preziosa perla di saggezza, Steve. E quale sarebbe, scusi? I piani cambiano. Allora, Steve, prima che io ti dica qualunque cosa, devi fare un respiro profondo. L'importante è non andare nel panico. Non sono affatto impaurita. Era la cosa giusta da fare. Possiamo riuscirci. Noi due ce la faremo. È solamente una nuova piccola aggiunta. La buona notizia è che abbiamo ancora l'assicurazione. La cattiva è che ho perso il lavoro perché sono stato licenziato. Noi due stiamo aspettando un bambino. Sì, credo che andrà tutto davvero molto, molto bene. Io credo che andrà tutto davvero molto, molto bene. Buonasera, signor Faber. Wow. Cosa ho fatto per meritarlo? Perché festeggiamo? Perché no? Tu non bevi? Non preoccuparti per me. Oh, hai addobbato l'albero. È bellissimo. Vieni. Voglio mostrarti una cosa. Qui, siediti. Che cosa succede? Vieni a sederti. Guardiamo la TV. Ti comporti in modo strano solo perché mia madre arriverà qui stasera. No, ma sono corsa in quel negozio gourmet a comprare quel tè al miele che tua madre adora. Non eri obbligata a farlo. Beh, voglio solo che si senta il più possibile a casa. Sei meravigliosa. Sì, ma se lei non la pensasse così avremmo un problema. Tu, mia cara moglie, sottovaluti seriamente il tuo fascino. E tu lo sopravvaluti. E ora guardiamo un po' di TV. A dire il vero, non abbiamo il tempo di guardare la televisione. Ma certo che sì, tua madre non arriverà prima delle 8. No, ha anticipato il volo, arriverà alle 7. Ma perché non me l'hai detto? L'ho dimenticato, ma se partiamo adesso arriviamo in orario. Ci vuole mezz'ora, saremmo dovuti uscire 10 minuti fa. Segui il tuo stesso consiglio, respira. Ma se troveremo traffico faremo tardi e se faremo tardi incolperà me e poi mi odierà. Mi comporto come una pazza, vero? Ma sappi che sei la pazza migliore che abbia mai conosciuto. Ma ti amo. Prendi le tue cose. Andiamo! E se avesse cambiato idea decidendo di non venire? Lei
arriverà, sta tranquilla. Perché hai insistito che io mettessi quell'anello? Cosa? L'anello di fidanzamento di tua nonna. Lei me l'aveva offerto, io l'avevo rifiutato. Era perché era troppo grande e costoso. Avevo paura di perderlo, perdo sempre tutto. Giuro che sento che voglia rinfacciarmelo. Ah, non è quello il problema per lei. Oh, grandioso, quindi lei ha un problema con me. No, sei tu che te li crei. Aspetto mia madre, che è appena atterrata. Deve spostarsi da qui. Eccola. Ok, andiamo, forza. È arrivata. Scusi, la spostiamo subito, grazie. Oh, il mio bambino. Ciao, mamma. Salve, Patricia. Cynthia. Com'è stato il volo? Oh, la donna accanto a me non ha mai smesso di parlare. Pensavo che pagando tanto per la prima classe venisse fornito il pulsante muto. Vuole che gliela prenda io? Oh, grazie. Di solito la porta l'autista. No, va bene. Per questa sera sarà il mio ruolo. Mamma, stai attenta, sii prudente. Sto bene, Steve, siamo di manata, non dimenticarlo. Tutto ok? Oh, non è successo niente, anche se avrei dovuto prendere il numero di targa. Ehi, muovetevi. Ok, andiamo, prima che ci arrestino. Che ci provi, avrebbe contro il più brillante giovane avvocato che si sia mai visto. Oh, volevi sederti davanti? No, no, lo stavo solo aprendo per lei. Oh. La prendo io. Siamo contenti che sia qui. Oh, Steve, non hai idea di cosa il comitato organizzativo voglia fare nella mia società. Posso immaginarlo. Siete sicuri che non vi crei disturbo prendendo la vostra stanza? Sarei felice di stare in un hotel. Non se ne parla. Casa nostra è casa sua. Cosa possiamo portare? Potresti portarmi il resto delle mie cose. È tutto qui. Il portaabiti e la borsa sono sul letto. E dove sarebbe la mia valigia grande? Non c'è nessun'altra valigia. Oh, deve esserci la mia valigia grande. Quello con cui sei arrivata è in questa camera. Se così fosse, indosserei già quel bel maglione di cashmere che ho messo nella valigia e comprato appositamente per questo viaggio. Forse l'ha lasciata sul nastro bagagli? Assolutamente no. Ricordo bene di averla portata fuori dal terminal, fin sul marciapiede. La sua valigia è con le ruote? Sì, è molto costosa e contiene le mie cose preferite. Stavo per metterla nel bagagliaio. Adoro quella valigia, ho girato il mondo con lei. Poi stava per essere investita da un taxi, io sono corsa a vedere se stesse bene. Sì, sono felice che sia andata così. E poi c'era quel poliziotto che ce l'aveva proprio con noi e poi andavamo di fretta e visto il marasma siamo saltati in auto. Oh oh. Ti sei dimenticata di mettere la valigia in macchina? Credo che sia esattamente quello che sta dicendo. Perché ci mette così tanto? È Natale, la compagnia aerea sarà molto occupata. Giusto. Le mie cose migliori erano nella valigia. Non si preoccupi, di certo Steve ha già trovato la sua valigia mentre noi ne stiamo parlando. Insieme a tutti i regali per i miei nipotini. Sarò felice di ricomprare qualunque cosa abbia perso. Ho cucito per ognuno di loro un maglione diverso, usando un modello che mi ha dato la mia associazione. Per ciascuno ci ho impiegato un mese. Dovevano avere le maniche molto lunghe. Ma non importa, perché potrei scommettere che la sua valigia sta per arrivare. Ho appena parlato con l'ufficio recupero bagagli e la tua valigia non è da loro. Ancora? Non gliel'hanno ancora portata? Anche se non erano molto speranzosi, hanno detto di richiamare domani. Non molte speranze sono meglio che non averne nessuna, giusto? Dobbiamo essere fiduciosi. Dopotutto è Natale e noi siamo qui insieme. Hai ragione. È Natale e siamo qui tutti insieme. Sei così silenzioso perché sei arrabbiato con me? No. Lasciare la valigia all'aeroporto in quel modo poteva succedere a chiunque. Sì, ma non è successo a chiunque, è successo a me. Se non mi odiava prima, di certo lo farà adesso. Lei non ti odia. Forse sperava che io venissi investita da quel taxi. Su cosa stai lavorando? Su uno schema dei pagamenti.
Sei sicuro che sia tutto ok? Ma certo. Ehi, ho un'idea. Potremmo andare di sotto a guardare quel film di cui ti stavo parlando. No, grazie. Sono a pezzi. No. Andiamo. Ho sentito che è davvero grandioso. No, preferisco andare a dormire. Buongiorno, tesoro. Ma perché... perché non mi hai svegliato? Ti avrei aiutato. Scherzi, ci penso io. Da quanto sei sveglio? Non sono sicuro di aver dormito. Non sentivi quella molla che spuntava fuori dal materasso? No, però mi sono svegliata nel panico sognando di aver lasciato la valigia di tua madre all'aeroporto. Quello è successo davvero. Bene, contenta che non sia stato un incubo. Oh, lo è. È un vero incubo che possiamo vivere solo da svegli. Buon meno due giorni a Natale a tutti e due. Buon meno due giorni a Natale anche a te, mamma. Hai trovato la mia valigia? Ho telefonato. Nessuna novità. Voglio che lei sappia che sono davvero, davvero dispiaciuta. Beh, io voglio che tu sappia che non ti incolpo per aver lasciato la mia valigia e tutti i miei regali di Natale all'aeroporto. Ovvio che non l'hai fatto di proposito. Non è di certo un messaggio subliminale verso tua suocera. Sono ottimista. Mamma, mangia. Sì. Scommettiamo che è un responsabile della compagnia aerea che ha delle buone notizie? È mio fratello. Oppure no? Ciao, Owen. Sono felice tu sia in città. Anch'io, fratellino. Infatti, sono arrivato in hotel ora. No, non voglio affatto che mi ringrazi per l'upgrade sulla camera. Oh, non lo farò, perché adesso abbiamo solo un piccolo, minuscolo problema. L'hotel non ha una camera per noi, non ha nessuna prenotazione. Ok, stai calmo. Sono certo si tratti di un errore. No, nessun errore. Ne sei sicuro? Sono sicuro. Sistemerò tutto. Ti raggiungo il prima possibile. Confermo che c'è la prenotazione. Controlli sotto Farber e non fa. Queste vacanze, sono contenta. Ehi, ragazzi, attenti, piano. Calmi. Owen dice che hai organizzato il concerto di Natale di quest'anno. È vero? Mi sembra gravoso con la tua famiglia qui. Non è un problema. Intendevo Patricia. Ecco, quanto tempo hai impiegato a sentirti a tuo agio con lei? Oh, non sono a mio agio. Chi dice che io lo sia? Non sarà facile, ma finirà per sopportarti. Grandioso, spero riuscirò a sopportarla anch'io, non come una verruca. Davvero? Come pensi se la stiano cavando lì? Non lo so, ma fammi controllare. Buona idea. Ok, niente. Proviamo in questo modo, d'accordo? Va bene? Ecco, Seta, guardi. Questa qui cos'è? Lei mi sta mostrando la conferma di una prenotazione online. Esatto. 3 settimane fa ho prenotato per mia madre e per mio fratello, quindi come può essere? Questa prenotazione va da oggi, cioè da 2 giorni prima di Natale fino al giorno dopo Natale. E qui dice che lei ha prenotato per 2 camere, ma che entrambe sono state disdette la settimana scorsa. E chi è stato? Non certo io. Questa prenotazione è stata cancellata da Cynthia Faber? Faber? Ma è impossibile. Non ha telefonato lei? No, ho chiamato io, ma non le ho cancellate entrambe. Ho solo disdetto la prenotazione della camera per mia suocera. Sì, ma le prenotazioni di queste 2 camere, purtroppo, erano collegate. Ma io non lo sapevo. È un peccato. Avete una camera per le emergenze, perché cose del genere accadranno di continuo, no? Sono qui da 6 anni e non è mai successo. Beh, prima. Beh, io non posso dormire in auto. Questo non è un problema. Possiamo stringerci a casa. Se può farvi sentire meglio, ho ricevuto molte telefonate da viaggiatori disperati proprio come voi. Questo non c'è d'aiuto. E se dico vi auguro un felice Natale? Ops. Non tanto. Sono così stupida. Come ho fatto a cancellare la prenotazione? Non preoccuparti, non l'hai fatto di proposito. Papà! Ehi, principessa! Ciao! Cosa ci fai qui? Vi aspettavo. Questo lo so, ma sono solo sorpresa di vederti qui. Oh, non quanto me nel riconoscere quest'auto durante la mia passeggiata in città. Cos'è successo, Ellie? L'ho abbandonata un paio di miglia fa perché si è rifiutata di andare avanti. Hai lasciato una donna in autostrada?
Perché non mi hai chiamato? L'ho fatto, ho provato, ma non mi hai risposto. Ehi, hey Steve, come va? Bene, Jerry, alla grande. Hai sentito tua sorella? Ieri sera stava facendo le valigie per il suo viaggio. Mi piace quel ragazzo. Joe, Steve, Joe è un poeta. Scrive poesie. Sì, me l'avevi detto in una o due delle nostre conversazioni. Sì, ha un grande talento. Lui riesce a descrivere una situazione in prosa in un modo così travolgente che ti fa venire voglia di scoppiare a piangere. Sono davvero contento che tu sia fiero di lui. Sì, senti... Stavo leggendo che ci sono circa 57.000 avvocati sulla Terra per ogni poeta pubblicato. No, questo mi era sfuggito. Ma grazie per avermelo comunicato. Non faceva rima, lo sai, vero? Che facciamo con Ellie? Ecco, sta arrivando proprio adesso. Ah. Ellie è un camper. Avrei dovuto capirlo. Sì, penso che il carburatore faccia i capricci. Perfetto, e tu sei anche riuscito a fare un'ottima rima sul tuo camper. Come va tra mamma e Cynthia? Tu cosa dici? Ne ho una vaga idea. Ha chiamato da qui mentre andavamo in hotel. Sì, vi ha per caso detto della valigia durante la conversazione? Oh sì, Lynn ha riso così tanto che per poco non ci siamo fermati. E perché? Beh, è la prima volta in 12 anni che ha una nuova nuora da tormentare. Io e Cynthia infatti ci siamo sposati solamente per il bene di tua moglie. Se Lynn fosse qui e ti sentisse ora, senza alcun dubbio ti ringrazierebbe. Come va il resto? Sopravvivo. Sai quante volte un bambino ha la necessità di fermarsi durante un viaggio di solo 3 ore? Credo più di una. Ah, comincio davvero a invidiarti per fine settimana in pace e notti tranquille. Mi manca un po' di tempo per me stesso. Tu corri ancora? 4 miglia stamattina. Ah, anch'io corro. Su e giù per le scale dietro a 2 ragazzini. E in farmacia per comprare alle 2 di notte lo sciroppo per la tosse. E l'altra settimana, sono tornato di corsa al lavoro dopo aver saltato un'importante riunione perché Brian aveva lasciato il suo compito a casa. Però ami i tuoi figli. Da morire a dir poco, ma ci sono quei giorni in cui... Già, sì, lo so. Senti, ma rimarrete solo 3 notti? Figli... Grazie per la camera. Figurati. Quando hai figli è una bella sorpresa avere una stanza tua. Ragazzi, vi state divertendo? Sì, più o meno. Un giorno imparerai che ai bambini di oggi non piace più giocare. Dici sul serio? Già, tutto quello che vogliono lo tengono nel palmo di una mano. Stiamo parlando con i nostri amici. Sì, è bello vedere cosa fanno. Quello che loro fanno e voi cosa state facendo? Di certo niente che sia degno di nota. Siete mai scesi da una montagna così in fretta da mandare fuori di testa i genitori? No. No? Bene, è ora che lo zio Steve vi faccia vivere una piccola vera avventura natalizia. 1, 2, 3! Forza! Che bello! Questa è bella. Favolosa. Grandiosa. Non ti piace lo slittino? Sì, è come, ma ho lo stomaco un po' sottosopra in questi giorni. Oh. Apprezziamo davvero che siate venuti fin qui per stare con noi. Eccoli che arrivano, sì! Perché non ci provi? Ero con tua madre. Sento che stiamo raggiungendo un punto di svolta. Oppure forse tu sei stravolta. Ridi quanto ti pare. No, credo davvero che abbiamo fatto progressi. Congratulazioni, è di certo un gran passo. Vero? Sì. Ehi, Steve! Questo è stato un tiro a tradimento. C'è guerra! Forza, ragazzi! Avanti! Tesoro? Difenditi! Ehi, non ho dato il via, no? Ok. Avanti! Questa neve non va bene! E c'è solo ghiaccio! Non ho niente per poterti far guerra, vedi? No, tesoro mio, amore piccola, so che non lo faresti. E tu? Sì, ma tu sei più buona di me, quindi... Sei sicuro?
Non più! Tutto ok? Oh no! Ehi, nonna, stai bene? Sì, Cynthia, ti ha colpito proprio sull'occhio. Punto di svolta, eh? Ok, stanno disfando i bagagli. Owen e la sua squadra in camera nostra e mia mamma in quella degli ospiti. Se non riesci tu a dormire lì, come ci riuscirà non lei? Non ho idea, ma penso che quella molla appuntita potrebbe distrarla dalla palla di neve in faccia. Ah, sei un principe. Tuo padre, invece? Beh, lui preferisce dormire nel camper. Quindi noi dove dormiremo? Ci arrangeremo proprio qui. Oh, la mia povera schiena. Beh, se giochi bene le tue carte, potrei perfino farti un massaggio. Senti, voglio scusarmi con te. Non sono stato al meglio in questi ultimi giorni. Ecco, entrambi eravamo un po' preoccupati. Quello che volevo dire. Così. Scusate, ma ai ragazzi manca la medicina per le allergie. Mi dai un passaggio? Sono nel bel mezzo di una cosa importante. Sì, di una crisi allergica. Va bene, ti accompagno. Grande, prendo il telefono. L'hai notato? Non si ferma un momento. Lina mi sembra felice. Mi ha parlato dell'essere genitori e del fatto che non abbiano momenti per loro. Io non ci definirei perfetti, ma abbiamo fatto sicuramente la scelta giusta, aspettando a costruire una famiglia tutta nostra. È meglio che tu vada. Tornerò presto e parleremo dopo. Non sarò qui quando arriverai perché devo incontrarmi con Annie e Richard. Imprevisti dell'ultimo minuto. Qualche dettaglio da definire? Oh, mi dispiace. Con quello che è successo non ti ho chiesto come va con il concerto. Finora tutto bene, ma continueremo a parlarne dopo. Per l'impianto voglio che ci sia una cassa qui a destra e un'altra a sinistra del palco e due nel fondo. Ci penserò io a questo. D'accordo. Non sembri contento. È Natale, devi essere felice. Il nostro vischio è arrivato per sbaglio a Kansas City. Oh. Quindi ora è diventata la capitale del bacio? Cosa c'è di peggio di un Natale senza vischio? Halloween senza dolci. No, hai ragione, è una cosa molto, molto seria. Non è un problema, sappiamo dov'è. Lo spediranno stanotte, è risolto. Ok, provvedo. Ti senti un po' meglio? Dopo che ieri ti sei sentita male e hai interrotto l'incontro così? Sì, sto meglio, qualcosa mi avrà fatto male, quindi... cosa manca da controllare? Proprio niente, direi che abbiamo rivisto tutto. Ho la sensazione che ci sia sfuggito qualche particolare. Tu non vuoi andare a casa, vero? Non essere sciocca. È che per controllare questa lista avremmo anche potuto gestire tutto con una telefonata. Ok, probabilmente la mia casa è diventata un tantino affollata. Come va con la suocera? Sono orgogliosa per come professionalmente sia riuscita a organizzare un così grande evento senza problemi, ma nel gestire la mia famiglia... Sopravvivere alla nuova suocera è un rito di passaggio per ogni neosposa. E tu te la caverai, te lo prometto. Grazie. Controlliamo l'illuminazione un'ultima volta. No, tu tornatene a casa. Vai. Ecco, c'è un'altra cosa. A che punto siamo con il signore e la signora Natale? Sì, bene. Frank e Wendy Dillany ricoprono questo ruolo da 10 anni e arrivano sempre un'ora prima. Quindi hanno tempo per indossare i costumi e provare il loro oh. Ora. Vuoi andare a casa o preferisci che chiami tua suocera perché venga qui a prenderti? Ok, me ne vado. Ottimo lavoro. Oh, guardate, ho trovato qualcosa di speciale da mettere sull'albero. Sì. Oh. Vediamo cos'è. Oh, ma è meraviglioso! È vecchio, ma è bello! Questo è molto insolito! L'ha fatto anni fa mia sorella Robin. Mi ricordo di quel Natale, era per il nostro cane Sprocket.
È un cane. Mm-hmm. A difesa di Robin c'è un motivo se si laurea in filosofia e non in arte. Adoravo quel cane. Spesso andava nel giardino accanto creando un putiferio. Non mi piaceva quel vicino. Scusa. Vieni. Ah, ecco. Oh, credo che Sprocket starebbe più comodo di là. Ma poi nessuno lo vedrebbe. Esatto. Mamma. Credo che Sprocket abbia lo stesso diritto a questo posto di qualunque cosa strana tu abbia in mano. Papà, questa è la Torre Eiffel, presa quando siamo stati a Parigi. Ok, allora mamma, che ne dici di lasciare a Jerry quello spazio e di mettere la Torre Eiffel più in alto? Jerry potrebbe essere più gentile. Mamma... Tu fa la guardia all'albero, io vado alla porta, ok? Bene. Robin! Sorellina! Ciao! Entra, avanti, dai, vieni. Ehi, guardate, guardate chi c'è! Ciao, 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 Robin. Ciao, Robin. Ciao Robin! Che gran bella sorpresa! Buon Natale! Dov'è Gio? Ci metterò solo un minuto. Io non so perché... Io non so perché l'ha fatto! Mi dispiace, Robin. Se non mi spieghi, non posso aiutarti. Ok. Tu eri alla stazione con Joe, sì. Andava tutto bene e stavate andando dalla sua famiglia e lì... E da lì, mentre salivamo sul treno, ha deciso di dirmi che sta cambiando la sua specializzazione in economia. Che c'è di male? Siamo studenti di filosofia. Beh, niente di male avere interessi diversi. A meno che non cambi corso per allontanarsi da me. E allora dimmi perché Joe ti avrebbe invitato a passare il Natale con la sua famiglia. Che direbbe la mamma se portassi a casa un laureato proprio in economia? Che stai dicendo? Io ho sposato un avvocato. Ma gli avvocati difendono gli oppressi e proteggono i diritti dei singoli. Creano delle rivoluzioni per ribaltare i dittatori e cose simili. Steve, a dire il vero, si occupa di diritto immobiliare. Qualcuno fa anche quello. Ascolta, il fatto è che sei riuscita a trovare il modo di accettarlo. E questo che significa? Steve è una roccia. Tuo marito ti dice tutto quello che lo preoccupa. Sì, ma la nostra relazione non è cominciata in questo modo. E dopo un anno che stiamo insieme, ci stiamo ancora lavorando. E questo non spiega perché non sei salita su quel treno. Ho davvero bisogno del tuo supporto. Ok, ora. Ok. Mi dispiace. Continua. Io e Joe eravamo lì, faccia a faccia, e gli ho detto non ti riconosco più. E lui ha fatto una stupida battuta che dovevo mettermi gli occhiali. Allora ho risposto no, non mi servono e che non mi piace quello che vedo. Così mi ha detto che dovevo riflettere sulla nostra relazione. All'improvviso il treno è sfrecciato via. Io da sola lì impalata e già mi manca da matti. Almeno credo che mi manchi. Ma starò meglio senza di lui, sì? Certamente. Sì. Soprattutto se è quello che senti davvero. Sì, certo. Sono sicura che sia così. Lo sono? No. Lo sono. Sì. Che succede? Robin ha rotto con il suo fidanzato. Joe il poeta? Mm-hmm. Perché? Differenze filosofiche. Ah. Viste le circostanze, ha perfettamente senso. Aggiungo velocemente un'altra stanza alla casa o prendo delle coperte per il materasso gonfiabile? Prendi due coperte e un materasso gonfiabile. E mi dispiace. Non devi. Tua sorella è la benvenuta. Non lo definirei il Natale perfetto. Tu che ne dici? Direi meno tradizionale. So io come rimediare. Vieni con me. Vieni. Vieni, dai. È qui che gli uomini si distinguono dai ragazzini. Hai capito? Che attacca cosa ne dite? Cosa sei? Un architetto? Bel lavoro! Wow! Quindi costruite delle case con dei cracker? Da cima a fondo! E non il pan di zenzero! Non ce lo potevamo permettere da piccole, ora per noi è una tradizione. Potrei ordinare qualche casa di pan di zenzero già preparata. E perché mai dovremmo farlo? Perché quelle che si comprano hanno un aspetto migliore. Queste no. Sono grandiose. Ma anche sì, per me. Non sono belle nemmeno la metà di questa. Guardate. Oh! Continuate a divertirvi. Aspetto. Thank you.
Jerry! Steve! Papà! Oh, tesoro, non prendermi più così di sorpresa. Ero andata al bagno. Mi è quasi venuto un infarto. Jerry, è mezzanotte, ma che c'è? Sì, ecco, mi dispiace, vi ho detto che avrei dormito nel camper, ma il mio riscaldamento non va. Non è un problema, papà, assolutamente non lo è. Grazie, tesoro. Snowflakes fall into the ground. Jingle bells, oh, how I love the sound of carol singers singing and all the joy they're bringing to everyone. Grazie. Beh, sì che Patricia voglia questa enorme e costosa valigia. Voglio indovinare. La porteresti in macchina senza che Patricia la veda? Certo. Grazie. Sono così piccole, vero? Io ciao. Non volevo spaventarti. Non fai... non l'hai fatto. Quello che intendevo dire è che i bambini sono così teneri. Steve era un perfetto angioletto. Ricordo bene che la prima volta che l'ho avvolto nella sua copertina gli ho annusato i capelli e ho pensato... Ah, la vita non andrà mai meglio di così. Mi piacerebbe vedere una delle sue foto. Mm. La mia preferita la tenevo sempre dentro un ciondolo. Ah, come questo qui? Oh, era molto simile. Non ce l'ha più. L'ho perso qualche anno fa, mai trovato come poterlo sostituire. Mi dispiace. Questo apparteneva a mia madre. Oh, fammi vedere. Oh, questo bambino non ha mai saltato un pasto. Sì, questa sono io. Allora, stavi... cercando qualcosa in particolare? Sì, per la mia amica Jane. La mia migliore amica è stupenda e avrà un bambino la settimana prossima e il mese prossimo. Wow, mi domando dove possa... Si è fatto così tardi. Dove sarà finita Robin? Oh, lei è proprio qui fuori. Ha assolutamente ragione, giusto? È proprio lì. Sì. Queste le prenderò domani. Ciao! Ciao. Dai, andiamo. Preferisci ricevere o fare regali? Di sicuro farli. Non sembro mai apprezzare quello che mi regalano e finisco sempre per fare una strana faccia. Mi dispiace dirtelo, ma quella è la tua di sempre. Accetterei volentieri delle nuove mazze da golf. Non questo Natale, Owen. E come vanno le cose? Quel Natale in cui io e Lynn abbiamo ospitato la mamma fu un disastro. Sì, ma Cynthia è all'altezza della sfida, perché ha già a che fare con me, no? È vero. E al lavoro? Disoccupato. Divertente. No, sono appena stato licenziato. Non suona tanto male quando lo si dice ad alta voce. Che stai dicendo? Fa spavento. Grazie per l'incoraggiamento. No, non intendevo in quel modo. No, invece proprio quello. Perché sei stato licenziato? Un nostro grande cliente voleva facessi una causa frivola. Ho rifiutato e sono stato licenziato. Wow. Cynthia è meravigliosa. Lynn mi avrebbe ucciso lentamente. Cynthia non lo sa ancora, non gliel'ho detto. Beh, prima o poi dovrei farlo. Lo so, ma è Natale, non voglio rovinarglielo. Wow, beh, sì, io non so proprio cosa dire. Tu non dovrai dire niente. Devi giurarmi che non le dirai neanche una parola finché non le avrò parlato. Prometti? Prometto. D'accordo. Siamo alla vigilia e non ho ancora comprato un regalo. Cos'hai preso a papà? Due camicie di flanella. Oh, che noiosa. Posso starci anch'io? Davvero? Scusa, no. Troverà qualcosa, anche se sono una povera studentessa di filosofia che non potrà mai pagarsi gli studi e anche single senza speranza di trovare qualcuno che possa amarla. Ok, hai vinto. Puoi mettere il tuo nome sul biglietto. Grazie. Buon Natale. Ho una piccola notizia che penso possa interessarti. Si tratta di Joe. Ti ha chiamato? No, non l'ha fatto. Ti ha mandato un messaggio? No,
Oh no, è vero, Joe adora le email. Oh, anche lui si sente un disastro a passare il Natale con la sua famiglia. Cioè, nel senso che data la situazione non saremo insieme tutto qui. No, Joe non mi ha contattato. Che peccato, mi manca quel ragazzo. E allora chiamalo e diglielo. Credi che mi ascolterebbe? Chiamalo. E se non mi volesse sentire? Devi scoprirlo. Non devo. No, se vuole che torniamo insieme deve essere lui a chiamarmi. D'accordo. Scusa, cosa volevi dirmi? Vorrei sapere cosa sta facendo ora. Vediamo. D'accordo. Vediamo se funziona così. Ti serve qualcosa? Soltanto dei tappi per le orecchie. Come procede? Non credo sopravvivrà alle feste. Stavo pensando lo stesso dei nostri genitori. Credo che sarebbe meglio se dicessi a mio padre di smettere. No, lascialo finire. Mamma è di Manhattan, ricordi? Il rumore la farà sentire a casa. Vuoi un aiuto in cucina? La lasagna alla Faber sta già cuocendo nel forno, quindi non è rimasto niente da fare. Beh, grazie per la cena. Come va il concerto? L'unica parte della mia vita che sta procedendo come pianificato. Ecco, c'è una novità che voglio davvero condividere con te. Sì, c'è qualcosa che anche io ho proprio bisogno di dirti. Sai che puoi parlarmi di tutto. Lo so. Destra e sinistra, le mani, ti ricordi? Prendi tempo. Ok. E sono stato... Aspetta. Oh, il signor Bedwin. Mi daresti solo un secondo? Certo. Ok. Pronto? Sì, signore. Ok, signore. D'accordo. Ma che cosa voleva? Cynthia, forse avremo il primo miracolo di Natale. Devo passare un attimo in ufficio. Ora? Alla vigilia di Natale? Lo so. Tornerò entro un'ora. C'era qualcosa che tu stavi per dirmi e anche io ho una notizia che ho bisogno di darti. Lo so, e ne parleremo più tardi, promesso. Ora devo proprio andare, ci metterò poco. Ok, d'accordo. E ti amo. Aspetta, ti chiedo solo una cosa da dover fare per me. Tira fuori la lasagna dal forno tra 10 minuti. Consideralo fatto. Ok, ti amo da morire. Ti amo. Ah, eccoti. Sono contento che tu sia riuscito a venire. Lavoro sempre alla vigilia. Quando sono circondato dalla famiglia, mi piace uscire di casa. Che mi dici di te? Credo che, viste le circostanze, tu sia un po' stressato. La situazione è abbastanza tesa. Da quando abbiamo parlato, ho pensato molto al tuo piano familiare. Siamo in due, allora. E visto che è festa, e mi sento un po' più generoso del mio solito, allora ho deciso di aiutarti a mettere in atto quel piano. Quindi non mi sta più licenziando? Non più. Wow, questo è fantastico. Io... e io non so neanche come ringraziarlo. Beh, io sì. Procederai subito contro bandoni nella causa. Abbi successo per Knox e potrai definirti un junior partner. Ma sappiamo entrambi che così distruggeremo la sua vita. Non è una cosa tra te e il signor Bandoni. La causa è nell'interesse del nostro cliente, signor Knox. Certo, lo capisco. Andiamo al punto. Rivuoi il tuo lavoro o no? Certo che lo voglio, è solo che... Ci devo pensare. Prenditi qualche giorno. Considera il tuo futuro e quello della tua famiglia. Così la decisione ti risulterà molto più chiara.
Mi scuso in anticipo, forse è un tantino troppo cotta. Volete davvero che la mangi? Ha un aspetto delizioso, vero? Sì, dovevo toglierla dal forno, ma me ne sono dimenticata. È solo un po' piccante. Forse ho aggiunto un po' troppo peperoncino per cercare di riparare il disastro. Mi dispiace davvero così tanto. Allora, se cominciassimo una nuova tradizione andando a mangiare fuori, che ne dite? Io dico magari! Sì, sì, sì. Dove troveremo un tavolo alle 6 di sera della vigilia di Natale? Oh, un'idea! Andiamo nel posto preferito di Steve, Bandoni. Oh! Oh, no, non credo che sia aperto. Certo che lo è. Meraviglioso, andiamo! Sì, andiamo! Andiamo! Non vedo l'ora. Queste penne sono fantastiche! Deliziosi! Ehi, tutto ok? Sì, certamente. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale! Buon Natale, Arturo! Allora, vi è piaciuta la cena? Deliziosa! Bene, se volete qualcos'altro, basta dirmelo. Come stai, Steve? Molto bene, grazie per tutto. Anche per averci trovato posto così tardi. Ma scherzi, siete di famiglia. Un tavolo per voi c'è sempre, ok? Godetevi la cena. Grazie. Un brindisi al signor Bandoni. Al grande Bandoni. Sì. Salute. Salute. Auguri. Salute. Sì. Auguri. È buonissimo. Hai sentito il laureando in economia? A chi ti stai riferendo? A Joe, il tuo fidanzato. Ex fidanzato. Tesoro, non te l'ho mai detto, ma prima di aprire il mio negozio di pesca, io ero un laureando in economia. La mamma era d'accordo? Beh, mi ha sposato, no? Allora, a chi va di arrostire un po' di castagne? Stiamo facendo delle collane di popcorn. Oh. Affascinante, riuscite a farle da soli? Ma certo, perché tutti i piccoli elfi del mondo sono già occupati. Perché non si unisce a noi? Hai paura che ti si sporchino le mani? Spostati che ti mostro io come si fa. Oh, per favore, ti spezzerai un'unghia. Prego. Oh, io posso batterti tutte le volte che voglio. Non hai proprio nessuna chance. Oh, tu dici? Prepariamoci, pronti alla partenza, via! Andiamo, ragazzi, forza, forza, andiamo! Venite, ragazzi! Avanti, eccoci, andiamo, ci siamo, forza che ci siamo, ci siamo. Continua così. No. Guardate un po' qui come va. Forza, avanti. Dai, forza, forza. No. Ecco, questa è la mia. Credo che tu sia stato proprio abbattuto, papà. Stranciato. La fortuna del principiante, andiamo. Si dà il caso che io sia l'ago più veloce del mio gruppo di cucito. Non hai mai avuto chance. Bravissima. Grazie, nonna, infinite, nonna. Grazie a voi. Grazie, per il tifo. Il fuoco è ancora bello acceso. Oh, sì. Avete preparato i popcorn. Godiamoceli al camino. Loro non hanno mai fatto le collane di popcorn, vero? Lascia che qui finisca io. No, sono a posto, grazie. Ma sarai davvero esausta. No, sto bene. Spostati lo stesso. Posso farle una domanda? Certamente. Beh, quello che volevo sapere è... Ecco, sì. Chiedi e basta. Ok. Siamo partite con il piede sbagliato. Beh, da quando sono arrivata, quello che hai fatto è perdere la mia valigia, cancellare la prenotazione in hotel di mio figlio e colpirmi in faccia con una palla di neve. Se guardiamo gli aspetti negativi, di certo non è una buona base la nostra. Io non ho nessun problema con te. Sì, ma ora lo dice solo perché è quello che vorrei sentire. No, lo dico perché lo penso sinceramente. Cynthia, rilassati e smettila di sforzarti tanto, perché vivremo questa avventura per un lungo periodo di tempo. Questo è anche il mio piano. E voglio che voi due torniate in camera vostra questa notte. Ma dove dormiranno Owen e Lynn? Oh, mi occuperò io della logistica. E congratulazioni per la gravidanza. Come sa che sto per avere un bambino?
Ho scoperto di esserlo solamente l'altro ieri. Beh, ho visto i tuoi occhi brillare mentre guardavi i vestiti da neonato. Sono sorpresa che Steve abbia tenuto il segreto. Sì, perché ancora non gliel'ho detto. Perché non l'hai fatto? Per via del nostro piano. Quale piano? Steve e io abbiamo preparato un nostro programma prima del nostro matrimonio. Abbiamo deciso il nostro percorso per il futuro, nel quale il piccolo Faber non sarebbe dovuto arrivare per altri 4 anni. Io e suo padre avevamo fatto la medesima cosa. L'avete rispettato? Oh, più o meno 3 mesi. Abbiamo capito che ci possono essere altri piani. È che ho paura che Steve possa rimanerne deluso. Oh, lui amerà questo bambino. Comunque ti suggerisco di dirglielo prima del travaglio. È una buona osservazione. Lo farò, sì, lo prometto. Allora, questa del bambino è proprio una bella notizia, eh? In questa folle situazione non sono ancora riuscita a dirlo a mio marito. Sono una cattiva moglie. Vorrei che tu fossi qui a guidarmi. Sei impazzita. Ti verrà una polmonite con questo freddo. Forza, copri la tua. Indossa questo, dai. Quindi stai parlando con chi conosciamo? Mi manca. Oh, tesoro. Siamo in 2. Siamo in 3. Già. Ehi, ho portato questo, preso da casa. Ricordo il Natale in cui mamma l'ha fatto. Buon Natale. Grazie. Anche a te. Anche a voi. There's some lights on the porch. The kids off to bed. A crazy red hat on top of your head. The stockings we made a year at a time, hung by a fire like clothes on a line. I don't know much about snowmen, but they do all right here, where it's Christmas every day of the year. Tornate a dormire. Andiamo, papà, alzati. Voglio vedere che cosa ha portato Babbo Natale. Calmatevi. Alzatevi. No, dobbiamo dormire ancora. Oh, per quanto ancora? Tipo, almeno per un'ora. Sei impazzita, è Natale. Sì, signora, cos'è? Ma è impazzita. Ok, mi avete convinta. 15 minuti, d'accordo? E cosa facciamo mentre vi aspettiamo? Guardate la TV, ma tenete basso il volume perché credo che gli altri stiano ancora dormendo. Andiamo. Che cosa sarebbe? Mamma? Mamma? Papà, cosa? Accidenti. Wow. Non ci credo, mio fratello non me l'ha detto. Steve ancora non lo sa. Credevo che mia sorella si confidasse con me. Cynthia non l'ha detto ancora a nessuno. Perché no? Aspettava il momento giusto, ma c'è sempre stato qualche imprevisto. Aspetti, Cynthia l'ha detto a lei? A dire il vero, l'ho capito senza che me lo dicesse. Finalmente avremo un cugino. Io gli insegnerò come procurarsi una marea di guai. Io avrò un nipote da portare alle partite di baseball. Oh, a uno spettacolo di Broadway. No. non so se faccio bene a dirlo, ma c'è dell'altro. Avrà dei gemelli? Oh. Steve ha perso il lavoro. Ah, mia sorella non mi dice niente. Steve non l'ha detto nemmeno a Cynthia ancora. Lasciami indovinare, non voleva rovinarle il Natale. Esattamente, si sente uno schifo. Credo che forse dovrei dire qualcosa. Oh no, se vuoi che ti includa nel mio testamento.
ho le labbra sigillate. Buon Natale! Buon Natale! Ehi, ciao! Ciao! Che cosa vi prende? Oh, niente! Andiamo avanti! Facciamo colazione! Ok, Brian e Elizabeth. Ho sbagliato qualcosa? Una tradizione della famiglia Faber è quella di aprire un solo pacco alla volta. Già. Staremo qui fino a Capodanno? Va bene, rispettiamo le tradizioni di famiglia. E a Patricia? Patricia, questo è per lei. Oh, mi domando che cosa sia. Aspettate, chi è che manca qui? Apro io. Voi continuate ad aprire tutti i regali? Dite che dovrei aprirlo? Ha detto di non aspettare. No, non lo apra! Guardi cosa c'è qui! La mia valigia! L'hanno trovata! Papà, io li ho scambiati. Questo avrebbe dovuto essere per te. Non so perché abbia scritto Patricia sul biglietto. Questo è per te. Oh, grazie. Oh, una valigia come quella di Patricia. Come lo sapevi? Ok, è l'ora dei regali di Natale. Vediamo. Ecco a voi. Grazie, mamma. Molto bella. Sono stupenda. Grazie. Wow, questo è qualcosa per cui deve averci lavorato tanto per farlo. Grandioso, d'accordo. Lynn, tocca a te, ok? Ho sbagliato qualcosa? No, io ho sbagliato. È il momento di rompere la tradizione di famiglia. Coraggio! Fotocamera! Che cosa hai? Andiamo. Allora, sei pronta per il concerto? Uscirò tra poco, ma è tutto pronto, quindi non c'è fretta. Andrai alla grande. Grazie. Bene, questo è stato un giorno di Natale pieno di eventi. Lo è stato davvero. E non è ancora finito. Mi è rimasto ancora un regalo per lei. Oh, non avresti dovuto. Andiamo, lo apra. Le prometto che non è niente di esplosivo. Oh, come l'hai trovato esattamente? Uguale al tuo. Oh, non lo posso accettare. Buon Natale, mamma. Grazie. Vuole mostrarlo anche agli altri? Sì. Manca la fotografia. Non so esattamente quale voglio metterci. È stato stupendo. Tu sei stupenda. È tutto ok? Ti amo. Chi c'è? Niente. Ti posso parlare in privato? Certo. Da soli? Assolutamente. Dimmi. Sono stati dei giorni un po' strani. Sì. E avrei dovuto dirtelo prima, ma sono stato licenziato. Hai perso il tuo lavoro? Sì e no. È complicato. Cosa non lo è ormai?
Steve. Dovresti rispondere. Ciao, Annie. Buon Natale. Ciao, l'impianto non funziona. Cosa? C'era un cavo lento che ha provocato un cortocircuito, ha bruciato il generatore e ha bruciato l'impianto. Aspetta, aspetta. Vai lentamente, Annie. Ok, Cinzia. L'impianto audio non funziona e non c'è nessuno che possa ripararlo perché oggi è Natale. E senza l'impianto nessuno potrà sentire il coro. E invece le luci? Incredibile, ma quelle funzionano. Hanno un circuito a parte, quindi ecco, c'è l'illuminazione, ma senza audio. Risolveremo tutto. Di sicuro non si può fare un concerto di Natale senza musica natalizia. Lo so! Sarò lì tra 10 minuti. No, aspetta, 5. Ci vediamo nel backstage. Ok, grande. C'è qualcosa che non va? No, tua moglie ha un bel lavoro da fare. Che posso fare? Una preghiera non farebbe male, ma ascolta, so che sei in difficoltà ora e voglio aiutarti. Tranquilla, il mio problema può aspettare, il tuo no. Ti amo, lo sai, vero? Certo che lo so. Non importa che problemi avremo, li risolveremo insieme. Mano destra. Mano sinistra. Ci vediamo al concerto? Ci puoi contare. Ok, devo scappare. Allora, tuo fratello mi ha detto che hai perso il lavoro. Al mondo servono più poeti che avvocati, giusto? Io credo che tu mi abbia frainteso, Steve. Ecco, c'è bisogno di più bravi avvocati che di pessimi poeti. E tu sei tra i pochi davvero bravi. Sì, ma se tenessi il lavoro dovrei fare qualcosa di moralmente sbagliato e se lo lasciassi rovinerei tutti i nostri bei piani. Ok, e se i ruoli venissero invertiti, se fosse Cynthia invece a trovarsi in una situazione piuttosto scomoda, che cosa le diresti? Fa quello che ritieni giusto per convivere con te stessa. Cosa ti fa pensare che ti darebbe un consiglio diverso? Saresti un buon avvocato, Jerry. Sai davvero come colpire un uomo, è certo. Ce la farai, Steve. Sta tranquillo. Potresti farmi un favore e pensare agli altri? Ho una commissione urgente. Sicuro? Oh, ciao, Steve. Signor Bedwin, grazie di ricevermi con così poco preavviso. Bene. Facciamo in fretta. La mia famiglia mi attende per fare una di quelle inutili cose natalizie. La famiglia, certo. Dunque, immagino che tu sia venuto qui perché hai preso una decisione e sei pronto a tornare al lavoro. Pronto, ma solamente a una mia condizione. E cosa vorresti, oltre a riavere il tuo incarico? Il rispetto di mia moglie, quello della mia famiglia e soprattutto quello verso me stesso. Dove vorresti arrivare, scusa? È molto semplice. Se verrà intrapresa un'azione legale contro Bandoni, voglio io la causa. Voglio essere io a schiacciare l'opposizione. Grandioso. Comincerai domani mattina presto. Io difenderò il signor Bandoni. Scusami? Difenderò il signor Bandoni in qualsiasi causa Jack Knox e il suo studio vogliano intraprendere. Sei disposto a perdere il tuo lavoro per lui? Assolutamente. Voglio stare bene con me stesso. Beh, ti suggerisco di prenderti qualche giorno, Steve, perché questa scelta complicherebbe notevolmente il piano che avevi in mente. Non sarà necessario. Ho scelto tra giusto e sbagliato. Una volta qualcuno che rispettavo mi regalò una non richiesta ma molto apprezzata perla di saggezza. Quale sarebbe? I piani cambiano. Ah. Oh, auguri di buon Natale. Mamma! Owen! Dove sono finiti tutti? Steve, siamo al concerto. Prima di uscire, guarda questo incredibile film. Non uscire prima di averlo guardato, non ti parlerò mai più per davvero. Con amore, mamma. Thank you.
Quindi riuscirai a farlo funzionare? Ho sostituito i cavi, riportato corrente al circuito e ora ricollego l'impianto. Speriamo che tutto vada come deve. Ah, ciao a tutti! Dunque, come avrete intuito, siamo un po' in ritardo rispetto al previsto, perché c'è stata giusto qualche difficoltà tecnica. Cinti ha detto che questo è il posto migliore per vedere il palco. Risolto e a breve cominceremo. Torno subito da voi. Cynthia, grazie a Dio sei qui. Ok. Scusa, lui chi è? Lui è Frank, il miglior tuttofare che io conosca. Se non lo ripara lui, nessuno può. Come hai trovato qualcuno che lavori il giorno di Natale? Tutto per Cynthia. Ti devo un grande favore. Mia figlia ancora parla del suo 16° compleanno. Dove hai preso una torta così grande? Segreto professionale. Oh. Ok, quanto tempo credi che ci vorrà ancora? Solo perché siamo già con 10 minuti di ritardo, quindi... Ascolta, andrà tutto alla grande, Annie. Tante cose sono andate davvero storte questo Natale, ma molto meglio di quanto mi sarei mai aspettata finora. Vediamo se funziona. Ok, serve un po' di magia di Natale. Ok. Sì! Bene, veloci, prendiamo il coro e mandiamoli sul palco. Forza, si comincia, veloci, andiamo, andiamo, andiamo. Forza, forza, andiamo. Sì, forza. Grandioso, non credi? È tutto perfetto. Abbiamo un problema. Non mi piace la parola problema, Richard. Ok, allora abbiamo un piccolo grande dosso sulla strada del Natale. Il signore e la signora Natale non vengono. Che cosa vuol dire non vengono? I Delaney hanno appena chiamato. Non gli parte l'auto. Non si può chiudere un concerto di Natale senza Babbo Natale. Ok, nuovo piano, seguimi. Tesoro, ci stiamo divertendo. Papà, sei il nuovo Babbo Natale. Cosa vuoi dire? Ecco, il nostro non farà in tempo, quindi il lavoro è tuo. Davvero devo salire su quel palco? Oh, tesoro, non lo so, c'è veramente parecchia gente. E ora il tuo compito è di intrattenerli. E Patricia, sei la signora Natale. Oh, beh, ho avuto la parte di Lady Macbeth al mio spettacolo di quartiere. Posso gestire la signora Natale? Io temevo di fare anche la parte dell'albero a quello di scuola. Oh, segui la signora, signor Natale. Lo spirito giusto. Richard, dagli subito i costumi. Certo. Ok. Oh, ti adoro. Grazie, grazie papà, grazie, grazie, grazie. Ok papà, è ora. Sarai grandioso. Con un carburatore so cavarmela. Tranquillo. Non ne sono tanto sicuro. Tesoro, tesoro, no, non certo, posso farlo. Certo, non ci riesco. Andiamo, tocca a noi. No, no, ci siamo, ok. Ciao a tutti. No. Oh, a tutti voi. Noi siamo davvero molto, molto... È meraviglioso essere qui con voi. Sì. Sono così carini. Questo è sicuramente un Natale che noi non dimenticheremo mai. Questo è sicuro. Bene. Tutto questo mi porta alla mente una brutta storia a proposito del nostro cane Sprocket. Il suo posto preferito. Wow. Hai organizzato un bel concerto. Probabilmente non te l'ho mai detto, ma ho una famiglia piena di grandi talenti. Lui era un cane veramente fantastico. Tu hai talento. Davvero adorato. Tuo marito è un testardo. Prima licenziato, poi riassunto e infine dimesso. È complicato. Perché? Bedouin mi ha messo in una posizione in cui dovevo compromettermi e fare del male a una brava persona. Approvo la tua scelta al 100%. Sei sicura? Sì, qualunque problema lo affronteremo insieme.
e non resterai certo disoccupato a lungo. Qualsiasi studio potrà ritenersi fortunato ad averti. Io sono fortunata ad averti. Quindi avremo un bambino, eh? Quando è che l'hai scoperto? Circa mezz'ora fa. Mia mamma mi ha lasciato un piccolo indizio che portava a un DVD che era nella sala. Perché non me l'hai detto? Volevo farlo, ma volevo che fosse un momento speciale. E qualcosa o qualcuno continuava a impedirmelo. È il più bel regalo ricevuto. Anche per me, ma avere un figlio non sarebbe un grosso ostacolo per il nostro piano. Stai scherzando? Che importa il vecchio piano? Ne avremo uno nuovo molto più bello. C'è Jerry, quello lì è tuo padre. Meraviglioso! Grazie. Ok, per oggi abbiamo finito. Scherzi, ci adoro. Ehi, questo mi ricorda un'altra bellissima storia che devo raccontarvi. Riguarda la mia slitta. Mi piace chiamarla Ellie. Devo occuparmene, devo farlo rientrare. Ok, bene ragazzi, salite sul palco subito. Musica, musica. Al Polo Nord non abbiamo più gli iceberg, ma soltanto dei cubetti di ghiaccio. Oh sì, Frosty è una pozzanghera. Tantissime belle storie di Natale in una sera. Tesoro, ho tantissimo materiale. Credimi, non ne hai. Voglio ringraziare tutti voi per essere stati qui con noi. Soprattutto la mia famiglia. Il vostro amore mi ha regalato davvero un Natale perfetto. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Robin. Joe! Che cosa ci fai qui? Ieri sera sono arrivato alla conclusione che non sarebbe stato un vero Natale senza di te. Eh? Oh. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Questo Natale è stato un completo disastro. Il disastro migliore di tutti i tempi. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ehi, basta così, Joe, è Natale. Devi assaggiare uno di questi biscotti. Certo che sì. Mamma, buon Natale. Certo, sì, stai vincendo. Sto vincendo, eh? Che ne pensi? Ora tocca a papà. Guarda, nevica! Sì. Sta nevicando, guarda! Sta nevicando! Vedete le giacche? Sì, sì. Forza! Andiamo fuori! Oh, la neve! Oh, oh, oh. Oh, guardate! Che bello. Oh, guardate! Oh. Bella. Questo è veramente un bel Natale!